Queste sono solo alcune delle note eseguite al pianoforte da Giuseppina Torre, pianista e compositrice, che sabato prossimo, sabato 17 agosto, sarà a Fasano in provincia di Brindisi all'interno della rassegna Bar in Jazz 2024 ed eseguirà dal vivo alcune composizioni tratte dal suo nuovo disco di inediti, The Choice. Allora, buongiorno, diamo subito il benvenuto alla nostra ospite Giuseppina Torre, grazie per aver Buongiorno. accolto il nostro invito. Grazie a voi per l'interesse verso la mia musica. Lei appunto si esibirà il prossimo 17 agosto appunto a Fasano dopo un tour che ha toccato diversi luoghi internazionali, potremmo dire, ecco, dalla Corea del Sud fino a Milano. Torna in Puglia. Che significato ha tornare a suonare in Italia, ma soprattutto con un nuovo Ecco, con un nuovo album con un nuovo CD di inediti, un nuovo disco di inediti. Allora, appunto, come diceva lei, The Choice inizia il suo viaggio in terra straniera per poi approdare in Italia. Quindi vi è un'emozione partecipare soprattutto il 17 agosto in una rassegna molto, molto importante quale Bari in Jazz. Quindi The Choice Piano Tour 2024 farà tappa in Puglia, una terra alla quale io sono molto, molto legata, una terra che mi accoglie sempre con grandissimo entusiasmo. E quindi per me sarà una doppia emozione poter eseguire quello che diciamo è stato il mio lavoro negli anni e poterlo appunto eseguire anche in una terra molto, molto attenta che apprezza la mia musica. The Choice è il suo terzo album, Giuseppina, è il suo terzo album e Sì. Lei è da sempre, potremmo dire, impegnata anche nella lotta contro la violenza sulle donne e attraverso la sua musica, come dire, punta anche l'attenzione sull'importanza della consapevolezza che ciascuna donna, ma ciascuno di noi deve avere. Sì, appunto, attraverso la musica, diciamo, porto avanti questo messaggio che è l'impegno, anche il mio impegno verso la lotta contro la violenza sulle donne. E poggio sempre sul mio pianoforte le scarpe rosse che per me hanno un doppio significato. Innanzitutto sono un simbolo internazionale della lotta contro la violenza sulle donne, però poi hanno un significato di movimento, perché il cambiamento inizia sempre con un primo passo. E quindi io voglio credere che appunto attraverso queste scarpe rosse e gli animi e le persone che vengono ad ascoltarmi dal vivo, diciamo, vengono scossi, vengono attirati verso questo simbolo affinché appunto non si possa arrivare ad un cambiamento sociale perché è necessario e diciamo è urgente. Quindi la mia lotta attraverso questo messaggio continuo, attraverso i miei concerti, di appunto cambiamento. Infatti in una mia composizione, Time to Change, è proprio di quel tempo di cambiare. Io sicuramente sarò una gocciolina nell'oceano, un granellino di sabbia nel deserto, però dico sempre che anche un granello di sabbia nel deserto o una goccia nell'oceano sono importanti. Quindi se tutti siamo uniti, se ognuno di noi apporta qualcosa, si può ottenere appunto il cambiamento. Bisogna provarci e non arrendersi mai.
Il messaggio poi che la musica lancia è universale. La musica, come prima parlavamo di sport con uno psicologo e formatore, si parlava appunto dello sport come veicolo di valori importanti, ma credo che la stessa cosa si possa dire anche con la musica, perché immagino che ogni volta che lei compone un brano, ogni volta che viene alla luce un disco di inediti, sia un lavoro che appunto non è solo musicale, ma è un lavoro a 360 gradi. Poi nel suo caso potremmo dire che la musica è davvero un inno alla vita, Giuseppina. Sì, assolutamente, è stata la musica che mi ha fatto sì che io rinascessi e quindi ha molta importanza per me. Quindi la musica che io scrivo appunto parla di me. Ogni composizione, in ogni composizione c'è tutta la Giuseppina donna. Allora, il suo ultimo album di inediti si intitola appunto The Choice, sarà ospite della rassegna Bari in Jazz 2024 sabato prossimo, 17 agosto a Fasano in provincia di Brindisi, quindi lo diciamo a beneficio di quanti ci seguono dalla Puglia, ma magari dei tanti che ci seguono da tutta Italia e che hanno previsto di trascorrere qualche giorno in Puglia, quindi un'occasione in più per ascoltare dal vivo la pianista e compositrice siciliana. Noi ci auguriamo che presto di poterla ascoltare anche dal vivo, perché i video sì sono molto belli, però non diciamo che non rendono la bellezza No. delle sue composizioni. Immagina, giusto per dare un'idea ai nostri amici telespettatori. Grazie di cuore per essere Grazie. stata con noi, Grazie. Giuseppina Torre. Grazie a voi, grazie. Grazie. Allora, sono le 9:25 e questa mattina in apertura abbiamo, come dire, cambiato un po' la nostra scaletta, quindi andiamo a riprendere una rubrica che come sempre arricchisce il nostro stare insieme e che è la storia del giorno. Dodici agosto, giornata internazionale della gioventù. Nel 1999, con la risoluzione 54-120, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la raccomandazione della Conferenza Mondiale dei Ministri Responsabili per la Gioventù di dichiarare il 12 agosto giornata a loro dedicata. I governi, in collaborazione con le ONG, devono impegnarsi ad organizzare attività di informazione pubblica a sostegno della ricorrenza, come mezzo per promuovere una migliore consapevolezza del Programma Mondiale d'Azione per la Gioventù, adottato dall'Assemblea Generale già nel 1995. Il Focal Point on Youth seleziona ogni anno un tema con il contributo dei componenti della rete interagenzie delle Nazioni Unite per lo sviluppo dei giovani. Il programma incoraggia i giovani di tutto il mondo a organizzare attività per aumentare la consapevolezza sulla situazione nel proprio paese, allo scopo di rafforzare la partecipazione attiva come parte integrante dello sviluppo economico e sociale di ogni paese.